In questo video ti racconterò un segreto che ti ho tenuto nascosto per tutti questi anni e che ti farà capire perché per me cambiare strada è stato veramente difficile. Come ogni video, questo video sarà un mix tra quella che è stata la mia esperienza personale e un incoraggiamento volto a coloro che sentono di avere bisogno di cambiare strada, che sentono che stanno ormai da troppi anni inseguendo un sogno che non è più il loro. Lo so che cambiare fa un po' paura e per questo ho deciso di fare questo video, per incoraggiarti a fare quel salto. Per chi non mi conosce, il mio nome è Annalisa, mi sono laureata ad aprile all'Università degli Studi di Torino in giurisprudenza con 110 lode in 5 anni e mezzo, con un curriculum ricco di esperienze nel settore giuridico. Avevo già lavorato in uno studio legale durante il percorso universitario, ho preso parte a diverse esperienze curricolari per arricchire il mio curriculum, per capire cosa mi potesse piacere fare e non solo, ma per anni ho fatto tutto questo con un unico scopo, quello di entrare in un grosso studio legale internazionale nel Dipartimento di Corporate M&A, cioè di diritto societario. Fondamentalmente. E quindi per anni ho cercato di alzare la mia media, migliorare i miei voti, imparare l'inglese, arricchire il mio curriculum più che potevo per diventare il candidato perfetto che questi grossi studi legali internazionali assume. Così mi sono trasferita a Milano ormai più di un anno fa per iniziare un tirocinio prima della laurea, ed era ormai il secondo studio legale in cui io andavo a lavorare. Quindi ho iniziato questo tirocinio ed ero contentissima, amavo quello che facevo, ero presa benissimo, nonostante le ore folli di lavoro io tornavo anche a casa, trovavo la voglia anche di studiare per gli esami, sono riuscita a fare tutto in modo fantastico e alla fine del tirocinio ho ricevuto anche un'offerta per fare poi la pratica in studio una volta laureata. Quindi insomma, andava tutto a gonfie vele, ero super contenta e avevo ormai tutto ciò per il quale avevo lavorato per anni. Fino a quando, per arrivare dritti al punto, mi sono semplicemente resa conto che stavo inseguendo un sogno che, ahimè, non era più il mio. Andiamo direttamente poi alla fine di quello che è successo e dopo vi vado a raccontare tutto quello che c'è stato nel mezzo che ha reso il mio percorso di cambiamento estremamente difficile, al contrario di quello che non potrebbe sembrare, così che tu possa capire che cambiare non è assolutamente facile, e ti racconto esattamente cosa ho fatto, quello che avrei fatto in altre circostanze pur di riuscire ad inseguire quello che era il mio reale sogno. Come sapete, ad oggi ho aperto una startup, si chiama Motivei e si occupa di fitness, ma in particolare quello che è molto diverso rispetto a ciò che è attualmente presente sul mercato europeo e che sarà fitness motivazionale, cioè si tratta di classi di allenamento HIIT, quindi ad alta intensità, dove le classi non saranno tradizionali ma ci saranno dei coach motivazionali, e questo va fondamentalmente a fondere insieme tutti quelli che sono i miei valori personali, la mia voglia di aiutare le persone e il mio trascorso, perché ho lavorato per tanti anni come istruttrice fitness. Al momento, come potete vedere, questo canale è fortemente incentrato su motivazione e crescita personale. Allo stesso tempo io continuo tanti ad allenarmi e sto facendo una scuola di life coaching. Quindi, unendo tutto questo insieme, mi sono detta: cavolo, ma montiamo tutta questa motivazione su un percorso di allenamento, su tutta quella che è la sfera fitness. Perché? Perché mi piacerebbe far stare bene le persone, migliorare il mindset delle persone utilizzando come strumento l'allenamento. Mi viene quasi da piangere a dire queste cose, perché io in questo progetto ci credo follemente, è una cosa che veramente mi sta realizzando tanto a livello personale, non è solo un obiettivo lavorativo, è proprio un qualcosa di personale. Al di là di questo, nasce come realtà digitale, è una startup, ma molto presto apriremo anche un primo centro fitness. Vai a seguirci su Instagram se non l'hai già fatto. Quindi vi dicevo, vi ho detto punto di partenza, vi ho detto punto di arrivo, ma non avete idea di tutto quello che è successo nel mezzo. Voglio raccontarvi tutto quello che c'è dietro le quinte, proprio per incoraggiare coloro che hanno paura di fare quella scelta, paura di cambiare, paura di sentirsi sbagliati, e vi racconterò tutto quello che è stato il mio percorso, cosa è successo e quali sono state le mie sensazioni. Ho già fatto un primo video dove racconto a grandi linee cosa è successo, ma chiaramente non sapevate per cosa stavo lavorando e soprattutto non sapevate quello per cui io ho lavorato negli ultimi anni, perché è un segreto che non vi ho mai detto. Cos'è che non vi ho mai detto e vi ho sempre tenuto nascosto? Quello che nessuno di voi sa è che sì, io ormai avevo questa offer per tornare a lavorare in studio, a fare la pratica in questo grosso studio internazionale dopo la laurea. Ma nessuno di voi sa che io nell'arco di un anno ero anche ormai pronta per trasferirmi dall'altra parte del mondo, cioè in America, perché non solo la mia idea era quella di fare l'avvocato, e adesso ve lo racconterò bene, ma io l'avvocato lo volevo fare in America. Infatti io avevo e ho tuttora una bellissima application pronta per andare a fare una seconda laurea in America, e non un LLM, che è quello che generalmente tutte le persone che si laureano in giurisprudenza nel mondo vanno poi in America a fare. Io volevo proprio andare a fare la laurea americana, il JD, cioè il Juris Doctor.
dove chiaramente il processo di application non è competitivo, di più serve avere tantissime esperienze, gli americani lavorano da sempre, ma soprattutto il più grande problema era l'LSAT, cioè il Law School Admission Test, che è un test assurdamente difficile, che anche tutti i miei amici americani ci hanno messo anni a preparare e per il quale io ormai stavo studiando da anni e avevo investito tantissimo tempo, tantissimi soldi nella preparazione di questo test, motivo per il quale mi sono laureata in giurisprudenza in 5 anni e mezzo e non in 4 anni e mezzo. Insomma, io volevo andare in America con tutto il cuore, ma non solo, io volevo andare a fare addirittura una seconda laurea in America e ho tutta l'application pronta, lettere di raccomandazioni caricate, voti già spediti in America e convertiti nel GPA americano. Insomma, ero pronta, stavo partendo, avevo studiato per anni per l'LSAT, affrontato una marea di crisi, ormai stavo diventando brava, ad agosto avrei dovuto fare il test e poco meno di un anno dopo avrei dovuto trasferirmi. Avevo lavorato per anni, avevo tanti advisor e avevo le carte in regola per entrare assolutamente in università di Ivy League ed ero pronta a farlo, con tutti i sacrifici che poteva comportare. Insomma, non solo volevo fare l'avvocato, ma mi stavo anche trasferendo dall'altra parte del mondo per farlo. Il progetto di lungo termine, per essere perfettamente onesti, è sempre stato più o meno lo stesso però, cioè quello di dire: il diritto mi piace, faccio l'avvocato per qualche anno, in America si guadagna molto bene, quindi che faccio? Metto da parte un po' di capitale e poi tra un po' di anni mi aprirò un qualcosa di mio, perché comunque ho sempre avuto l'idea di base di voler fare impresa. Non sapevo cosa, però sapevo che l'idea era più o meno quella. Fare un po' l'avvocato, io dicevo, per hobby, per soddisfazione personale, però poi il mio sogno grande era sempre quello, è stato sempre quello di fare impresa, fondamentalmente. Cosa è successo quindi? I dubbi sono nati a poche settimane dalla laurea, in un modo strano, in due modi. Inizialmente mi rendevo conto che non avevo più voglia di scrivere la tesi, che era un argomento molto interessante che mi appassionava molto, ma soprattutto che quando leggevo materiali per preparare i contenuti, quindi tutti i materiali di neuroscienze, materiali un po' più tecnici, invece ero molto attenta, avevo molto interesse, quindi ho iniziato ad avere dei dubbi. Questo poi è accompagnato dal fatto che ho visto una posizione aperta su LinkedIn da Scalapay. Scalapay, per chi non lo sapesse, è una startup. C'era una posizione aperta come legal trainee e ho iniziato a domandarmi: caspita, ma in una startup chissà quante cose si imparano, cioè secondo me 6 mesi in una startup equivalgono a 2-3 anni in uno studio legale. Quindi ho iniziato a farmi tutti questi interrogativi sul mondo delle startup, però interrogativi, molti interrogativi, cioè ho iniziato tipo a parlare con tutte le amiche che lavoravano nelle startup, a raccogliere proprio informazioni concrete, però lì per lì mi sono detta: no vabbè Anna, cioè hai una offer, sarà una crisi passeggera, lascia perdere, cioè non ha senso, figurati. Così mi sono laureata e ho scelto di tornare in studio. Bene, da quando sono tornata in studio la mia vita è diventata uno schifo, completamente terribile, e non ero più io. Oddio, non perché qualcuno mi avesse fatto qualcosa, è proprio qua che viene il sodo, cioè non era colpa degli altri, ma era qualcosa dentro di me. Non avevo voglia di andare a lavorare, non mi piaceva quello che stavo facendo, sentivo che ero sprecata, non perché io fossi un genio del diritto, ma perché per le potenzialità che io avevo, sentivo di non star sfruttando quel tipo di potenziale. Inizialmente ho fatto finta di niente, ho detto: no, hai un piano, cioè seguiamo questo piano, potrà essere utile anche se vuoi fare impresa. E poi andando avanti sentivo sempre di più che proprio anche a livello lavorativo delle parti del mio carattere, proprio in termini di competenze, a livello, non le chiamerei competenze, però direi inclinazioni personali, c'era qualcosa che mi annoiavano e io lavoravo su dei deal enormi da miliardi di euro, quindi cose comunque super interessanti che mi erano sempre interessate tanto. E ad un certo punto, anche alla luce di quello che le persone mi stavano cercando di far vedere, ho iniziato a farmi delle domande serie, ho iniziato a capire che la mia personalità non era molto incline a fare avvocatura, che il modo in cui il mio cervello funziona non era poi incline a fare l'avvocatura che a me stava iniziando a piacere, perché in realtà poi io in America avrei voluto fare international arbitration. E quindi insomma ho iniziato a dire: caspita Anna, tu sei fatta per fare impresa. E non è stato facile all'inizio, perché comunque io era da anni che lavoravo per questo obiettivo, ero pronta ad andare dall'altra parte del mondo, avevo investito tanto tempo e tanti soldi, e la prima cosa che fai è cercare di negare, no? Cercare di dire: no, stai calma. Invece poi ad un certo punto ho proprio dovuto dire: senti, tu avanti così non puoi andare, non è questa la tua strada. A livello personale tu comunque sogni di guidare un team, sogni di aiutare le persone, sogni di creare una realtà di
giovani e ho iniziato un attimo a farmi un esame di coscienza e dire io voglio fare qualcosa di diverso, voglio apportare valore nel mondo, perché nel mio piccolo io comunque ho sempre aiutato gli studenti tramite questo canale, tramite la mia attuale ditta individuale. Ho detto no, basta Anna, questo lavoro non ti dà delle soddisfazioni a livello personale e ti potrebbe dare altro. Non chiedetemi come, mi è poi venuta questa idea, wow, apriamo una catena di fitness con coach motivazionali, cioè andiamo a fondere insieme la motivazione e lo sport e creiamo qualcosa di unico che nel mercato europeo non esiste ancora. E così a luglio arriva la scelta di lasciare il lavoro in studio dopo soli 3 mesi, fortunatamente, perché la cosa brutta è che spesso ci si ritrova dopo anni a fare una vita di cui si è perfettamente infelici e non si sa più come tirarsene fuori. E qui ci terrei in modo significativo a fare 2 precisazioni, perché nel momento in cui io dico ho scelto di cambiare lavoro così a sangue freddo, ci potrebbero essere 2 obiezioni, e cioè: uno, vabbè, c'hai mamma e papà che ti mantengono. No, i miei praticamente mi hanno dato una mano durante il percorso universitario, ma io lavoro e mi mantengo da 6 anni e attualmente ho una partita IVA. L'altra obiezione che chiaramente ci può essere è: vabbè, ma tu già c'hai la tua attività sui social, avevi già un'altra entrata economica, per te scegliere di mollare è stato facile. Sbagliato, o meglio, certo, è vero, io avevo già qualcosa di costruito e non lo nego. Però io vi dico, per cambiare vita e per inseguire il mio sogno, sarei stata disposta a mollare e andare a fare un qualsiasi altro lavoro che non mi faceva lavorare 14 ore al giorno, quindi veramente dalla commessa al supermercato, alla cameriera, all'impiegata, qualsiasi cosa, purché sarei riuscita poi ad avere il tempo per lavorare al mio progetto, perché fare l'avvocato in corporate M&A vuol dire lavorare uno sproposito di ore dal lunedì alla domenica e quindi non è chiaramente sostenibile lavorare a 2 cose contemporaneamente. Quindi insomma, una soluzione l'avrei trovata. Vedo gente bloccata da anni in una vita che gli fa schifo. Vedo studenti bloccati in facoltà che non gli piacciono, non vogliono studiare quella roba, e non si riesce a trovare la forza di dire io sta roba non la voglio fare, sono infelice, voglio cambiare strada. Tutto perché? Per la paura di sentirsi sbagliati, per la paura di perdere qualche anno. Ma avete idea che perdere qualche anno in confronto al passare una vita a fare un lavoro che non vi piace non è niente? Ed è proprio che puntualmente per questo mi arriva la domanda: Anna, ma tu non ti senti sbagliata? No, assolutamente no, perché se io non avessi fatto esattamente il percorso che ho fatto, che peraltro, per chi non lo sapesse, io il primo anno di università facevo scienze motorie a Milano, poi ho mollato scienze motorie per andare a giurisprudenza e poi di base adesso ho fatto l'esatto opposto, perché ho mollato tutto il percorso nel diritto per tornare allo sport. Ma se io non avessi fatto esattamente il percorso che ho fatto, non avrei avuto le difficoltà che ho avuto, non sarei la persona che sono e non mi sarebbe mai venuta quest'idea. Non mi sento sbagliata, mi sento grata di tutto quello che mi è successo, sono assolutamente felice e vi invito a non sentirvi sbagliati. Con questo video io voglio che il messaggio che ti arrivi è: se non sei felice, se senti che c'è qualcosa che non va, che non devono essere i problemi legati al metodo di studio, su questo voglio essere chiara, se tu senti di voler fare il dottore, se tu senti di voler fare l'avvocato, ma hai dei problemi a studiare, lì ci sono dei problemi di metodo che li avrai pure se cambi facoltà, ok? Quindi lì bisogna lavorare sul metodo di studio, è un altro discorso. Ma se tu senti di essere in una carriera che non ti piace, di star studiando qualcosa che non ti piace, il futuro lavorativo non ti ispira, non importa quanti anni hai, da quanto tempo sei in quel percorso, trova il modo di cambiare. Smettila di trovare un problema per ogni soluzione e trova il modo di cambiare, perché anche se ti sentirai inizialmente sbagliato, avrai paura di quello che i tuoi amici o la tua famiglia diranno, credimi, passare una vita a fare qualcosa che non ti piace è un bel problema. Quindi trova il coraggio di lanciarti, non importa quanto hai sul piatto al momento, e fai quello che ti rende davvero felice, perché solo così potrai avere davvero davvero successo. E successo non vuol dire fare soldi, successo vuol dire quello che ti fa stare bene, ti fa stare felice e ti permette di vivere col sorriso a prescindere da quante ore dovrai lavorare. Non avere paura e lanciati, perché non è vero che non c'è nessuno che crede in te. Io ci credo in te e tu ci dovresti credere come ci credo io, e siamo già 2 persone. Quindi in bocca al lupo, e per qualsiasi dubbio, domanda particolare, paura, ci sono i commenti sotto i miei video, dove tu potrai trovare una fantastica community che ti incoraggia, che si confronta con te. Quindi non aver paura e lanciati. Ci vediamo nel prossimo video.